Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, sono Titus in Fabula e siamo tornati sempre qui a Elgado con Monster Hunter Rise Sunbreak perché oggi andiamo a vedere il secondo mostro dell'aggiornamento 2, quindi Mizutsune Viola. Io come al solito mi porto l'asterismo di Megrez perché ci metto su gli slot per avere difesa più 7, perché con questi mostri nuovi non si sa mai. E andiamo direttamente a parlare con la nostra missionatrice. Allora, arrivata alla missione urgente dovrei cacciare una sottospecie di Mizutsune Viola. Quindi non è una specie rara, è una sottospecie. Questo ero curioso di saperlo. Devo farti strane idee. Allora, questo è quello che dice lei. Comunque, qualcosa di eccitante importante, va bene. Ok, fluido di mostro perché il Mizutsune Viola, a differenza di quello normale che è di elemento acqua, è di elemento fuoco scoppio. Adesso lo andremo a vedere perché non si capiva benissimo. Sì, vabbè, la storia l'hanno buttata dentro un po' così perché dovevano metterla dentro. Missione urgente, eccolo qua, Mizutsune Viola, una misteriosa fiamma pallida. Grado maestro 10, quindi come l'Espinas Ardente e quelli vecchi tipo Rathalos e Raytheon Argento Oro, i Rathalos metallici. Luogo sorgenti infernali. Io non credo che in Sunbreak ci sia una missione in questa arena. Credo sia la prima volta che, intanto mi sistemo il microfono che mi è caduto, che fanno una missione su Sunbreak, perché questa arena era stata introdotta su Rise Base dopo un tot, ma su Sunbreak mi sa che non era ancora stata usata, quindi andiamo a vedere. Tutto pronto? Ci vediamo lì. Ok, eccoci qua, arrivati. Recuperiamo, come sempre, irrecuperabile. Ok. Prendiamoci un po' di pilloline varie qua. Ehi, non stai prendendo. Bravo. E andiamo a vedere cosa succede. Il tigre si è andato, vero? Sì. Eccoci qua. È più viola nel piumaggio che nel colore in sé. Un po', in realtà è un Mizutsune pallido rispetto a quello normale. Adesso cerchiamo di capire cosa fa. Mi ero perso l'insetto filo, pensavo se lo fosse preso lui. E vediamo anche se riusciamo a colpirlo. Si sputa liquido esplosivo. Poi io vi ricordo ragazzi che a fine video andremo a vedere l'armatura con le abilità nuove. Con una, solitamente un'abilità nuova. E vediamo un po' com'è e se mi ricordo anche le armi, perché nel video dell'Espina poi la spada lunga mi sono dimenticato di farvela vedere. Più che altro sono curioso di sapere questo mostro che elemento ha sulle armi, perché io credo che abbia scoppio, però perché se avesse fuoco abbiamo avuto Rathalos Sargento fuoco, l'Espina Sardente fuoco. Un altro mostro di fuoco mi sembra eccessivo.
Anche perché se no ci troviamo ad avere solo armi di tipo fuoco. È vero che contro il Cameleos che affronteremo poi, credo che il fuoco serva. A meno che non gli hanno cambiato le difese elementari, che può essere. Au. Ma ti inseguono le... È la mia impressione. Comunque non è scoppio, è proprio fuoco. E io devo recuperare vita perché non mi fido. Attenzione. ci ho provato. Adesso vediamo se mi lascia un secondo. Oh wow. Per recuperare un po' di... Non lo vedo. Non è stata proprio una bella bella idea, eh. Come tutti i mostri di Sambre, che è molto veloce, non si ferma un attimo. In questo gioco ha deciso di farli diventare degli psicopatici. Per carità, va bene così, perché almeno è un po' più di sfida, però. Guarda qua. Le sfere inseguitrici. Aspetta, arrivo, un secondo. Oh, buono, bene, bene. Io parlo un po' meno, ma perché come per l'Espinas è la prima volta che lo affronto, quindi non so dov'è, non so cosa, che mosse abbia, tipo questa. L'avevo capita. Non so che mosse abbia, ogni tanto devo capire, altrimenti duriamo veramente poco. Ehi, stai fermo. Un po' sprecato qua. Che peraltro il Mizutsune normale mi dà già grossi problemi, quindi con questo sarà sicura. Sarà sicuramente peggio. Che miseria. O meglio, è già peggio. Bravo, bravo, bravo. Quindi se questo Mizutsune è una sottospecie, il numero dei mostri che hanno una sottospecie rimane 5. Miratalo, Saratian, Largacuga, Tigrex. E sono abbastanza convinto che il Tigrex Lavico lo vedremo in uno dei prossimi aggiornamenti. Mi è incastrato in quest'angolo e niente. Ok, rieccoci. E dicevamo, i mostri di specie rara sono 5, sono Rattros, Ratian, Tigrex, Lagiacrus, che purtroppo hanno deciso di, non si sa perché, non farcelo più vedere, e Argacuga. Ne manca uno? No, sono 5. È abbastanza impegnativo come mostro, molto scenico. A quanto pare agli sviluppatori di questo aggiornamento piaceva il viola, perché il fuoco e il viola, perché anche la spina sardente quando fa le esplosioni hanno dei contorni viola, che vi sarebbe veleno, vi sarebbe sapone. È carino come
come mostro che non riesci neanche ad avvicinarti. Oh wow. Non ho capito cosa è successo. Io vorrei rompere gli artigli, perché gli artigli mi servono per un sacco di roba. Era un'esplosione super avvicinata. Quindi sicuramente serviranno gli artigli per fare le armi, armatura. Ed è una delle cose che faccio più fatica a rompere gli artigli della... Ma in generale di tutti i mostri gli artigli davanti tra che sono più duri. Tra che impiegano un sacco di colpi per essere utili. Ma si stanca prima o poi o avanti così, è iperattivo. E noi andiamo avanti a fare rotazioni filo sakura perché è l'attacco un po' più... Ah, aiuto! Fermatelo! È l'attacco che ci dà un po' più confidenza l'arma, perché puoi attaccare da più lontano. E devo stare attento a questa cosa che si salta in aria tutto. Puoi attaccare da più lontano, ti sposti nel frattempo, quindi stai un po' più a distanza e puoi attaccarci subito il counter che a volte... aiuto. Aiuto. Quella? Ah, ma si è incendiato tutto anche lui. Oh, questo è figo. Cioè, no, scherzavo. Cioè, è bello da vedersi, ma... Oh. Ah, che infame. Praticamente... scaglia questa specie di supernova. Ah, si è scaricato. Questa specie di supernova, ma lui si sposta dal lato opposto, quindi se tu vuoi fare la schivata in salto, il Superman Dive conosciuto così, non lo puoi fare perché il mostro è dalla parte opposta. Questa se la sono pensata bene. È grigio, è un Mizutsune grigio. È molto più tosto dell'Espinos, eh. Fatemi sapere nei commenti se l'avete affrontato, come lo trovate, e se avete avuto più difficoltà con questo rispetto che con l'Espinos. No, già. Perché adesso è la mia prima run, quindi non lo so. Ah, questo sprecato. È la mia prima run, quindi non lo so, però secondo me hanno messo due cose qua. L'Espinas è molto più facile. Cioè, adesso, molto più facile no, perché se sembra che sia un mostro semplice, non lo è. Immagino il Camellia a questo punto. Se è stato messo dopo, se ha una richiesta di master anche maggiore. Aspetta, l'idea era spostarsi, la realizzazione è stata un po' quello che è. È che ogni colpo fa veramente male. Bello questo, è stato fantastico. Devo andare di mega pozione ogni volta che mi tocca dentro. Scivolato su una bolla. Ecco, questa schivata intendevo prima.
che con quell'attacco o la fate verso l'attacco, ma diciamo che non viene molto naturale. Perché se la fate dall'altra parte, aia, se la fate dall'altra parte, bravissimo. Adesso ho sprecato tutti i cosi. Proviamo. Niente, mi sto bruciando tutti i poderi sacri. Così, allora cotiamo quando ci riusciamo. È impegnativo, eh. Siamo a... aspetta. Un quarto d'ora di missione. E a parte avergli rotto la testa, che si è rotta subito, non mi sembra che gli stiamo facendo granché. Quindi riproviamo, infatti. Poteva andare meglio. Come con l'Espinos, poteva andare meglio o poteva andare peggio. Fluido sinoviale bianco. Ecco, adesso è più pericoloso, immagino. A livello di danno sembra uguale. Le ultime parole. Cioè, mi sono distratto con con la libellula. Mi sono perso 20 metri di misura. Iaiaia. Sì. Iniziando a diventare tosta. Per fortuna che ho due gatti di salute entrambi. Ah no, forse uno è uno che mette le trappole. Sì, che mette sia le trappole veleno che lancia le bombe lampo. Però anche a lui, se non sbaglio, ho messo comunque qualcosa per le cure. Io spero che di questo mostro non abbiano mai l'idea. Immaginavo. Lo immaginavo. Ok, ultimo tentativo. Intanto ho recuperato un po' di scorte, perché iniziamo a scarseggiare. Dicevo, speriamo che non abbiano mai l'insana idea di fare una versione infetta di questo mostro, perché a quel punto penso che diventi infattibile. Più che altro perché le versioni infette hanno un'infinità di vita, e già questo mi sta durando anche troppo. Più che altro non si riesce a fargli niente. Au. Mi colpisce anche da stordito. No, non è più stordito. Ora sì. Ecco, probabilmente per questo mostro, se vi portate schivata estesa o schivata a livello 5, non fate male. Ma si è acceso. Spegni, come lo spegniamo? Aia. Aia.
Io resto giù. Aia. E tanto mi incastro nei buchi. Beh. Ah, dà anche stordimento questa cosa. Grazie. Non so come schivarla. Perché fuggire non ci si riesce. Perché comunque ti attira molto più di quella del Kuja. E Kuja la da ora. E resta in questo stato per i prossimi 15 minuti. Quindi a fuggire non si riesce, a andare dall'altra parte è comunque veloce, non è che ci mette tantissimo a caricarla. E poi, no, scusate, e poi ti frega il fatto che non solo non la fa subito, lui la carica, fa qualche attacco nel frattempo, quindi mi manda fuori tempo e poi la tira contro. Se la sono studiata molto bene. Aia. Wow, questo è nuovo. Adesso devi farmi... è impazzito il calcio. Stai fermo. Adesso devi farmi gli attacchi nuovi. Credo di non aver mai usato così tante cure. Forse dal Fatalis in Iceborne. C'è su Ryze, ma anche su Sambre, che non ricordo un mostro così aggressivo. Perché più che altro, oltre a dover essere attenti a quello che fa lui, bisogna stare attenti anche a tutte le pallette che volano in giro. Rinfode... ancora? Allora, fatemi tenere la vita al massimo. Perché in aria tutto. Fatemi uscire da qua dentro. Non voglio stare lì dentro. Ok. Ok, questo l'abbiamo schivato, ma... a parte che il mio gatto cosa c'ha, un bonus strano che non ho mai visto. Ma... au. Questa volta l'abbiamo schivato, ma perché ci è mancato lui. Non perché... non perché abbiamo fatto qualcosa noi. Che muore? Au. E io peraltro prima di venire, in realtà prima di fare l'Espinas, ho potenziato l'armatura al massimo dei nuovi limiti, perché con l'aggiornamento hanno aumentato i limiti di... delle armature. Cioè con l'armatura che avevo, cioè con la stessa in realtà, ma con la difesa che avevo prima mi avrebbe massacrato malissimo. Comunque non si avvelena, questo è sicuro. Assurdo che questo non si avvelena, l'Espinas che è velenoso sì. Questa missione è il festival del rinfodero sacco sprecato. Aia. Dei rinfoderi sacri, perché ormai ne avrò buttati via 5-6. Vieni qui. Bravissimo. Ovviamente
Il mio gatto mette giù le trappole sempre quando non ho niente di barra spirito, proprio zero. Oh, sta morendo, incredibile. Allora muore. Ah, questo è... stavo dicendo, questo è super ottimista come rinfoltro, ma in quello non ci credevo neanche io. Gli altri invece erano più gestibili. Sono tanto così da catturarlo, Non so quanto riesco a resistere ancora. È una missione di sopravvivenza, poi vediamo se la bella lascio intera o se la taglio via qualcosa, perché sono diventato un video troppo lungo. Un video troppo lungo di me che scappo in giro con un pazzo, guarda. Però se volete vedere che attacchi fa il Mizutsune, questo video li vedete tutti e anche quanto danno fanno. Perché credo di essermi fatto colpire da qualunque cosa. Ma basta! No, di nuovo. Ah, dovevo provare. Sbagliato, dovevo provare a vedere se sta venendo giù. Oh! Era voluta questa cosa? Se era voluto è veramente molto figo che la palla gli esplodesse. Fatemi sapere se quando lo avete affrontato è morto in questo modo, è una coincidenza il fatto che la palla è caduta in testa. Oh, un mantello! Non lo voglio affrontare mai più questo mostro. O se la palla è caduta, cioè sempre gli cade in testa ed esplode. Fatemelo sapere. Ci rivediamo a Elgado, così vediamo l'armatura e spero di ricordarmi di farvi vedere anche la spada lunga. Allora, rieccoci qui a Elgado, andiamo a parlare col dottor Tadori, già che siamo qua. E ci dici? Così si fa, grazie a te la medicina migliorata è riuscita a far riprendere conoscenza al ferito, che non sappiamo chi sia. Ho ricevuto un bel po' di complimenti, tanto i denti li abbiamo persi noi. Ho fatto semplicemente il mio dovere di me, bravo. Non ce l'avrei mai fatta senza di te, mi sono assicurato che i capi ne venissero informati. Io ho tanto l'impressione che in questo Sunbreak vogliano creare una base per una seconda espansione. Mi fa troppo strano perché sarebbe la prima volta nella storia di Monster Hunter e oltre ai mostri di grado maestro o mostri G non saprei dove possano andare. Però non è la prima volta che accennano a qualcosa che deve succedere. Mi fa molto strano. Il villaggio raso al suolo viene ricostruito. Ok. Ed anche qua si parla di un villaggio di cui non sappiamo niente. L'altra volta parlavano di andare a visitare la capitale. Non lo so. Però potrebbero aggiungere un altro grado oltre il maestro e il grado supremo e vai ad affrontare mostri ancora più forti e sali ancora. Non saprei, ecco. Sarebbe anche possibile perché il team che sviluppa Rise non è lo stesso che sviluppa World. Quindi da un lato magari esce World 2, dall'altro esce un Rise Moonbreak, non lo so. E anche Kagero è a sua maestà, va bene. Non è ancora finita, sì, certo manca il Camellos. Il Camellos, abbiamo un problema. Il Camellos e probabilmente poi arriveranno anche gli altri gradi anziani. Il problema del Camellos è che vuole il grado 110 e noi siamo al 107, quindi devo farmare un po'. Quindi vado a farmare un po' di missioni, arrivo al grado 110 così poi possiamo continuare. Allora, armatura la troviamo qui in fondo, non ve la pronuncio. On mio, bella peraltro, classica come la misurazione normale ma viola. Allora, vi faccio vedere intanto cosa serve e gli slot che hanno. Così vi fate un'idea, 120 di difesa pezzo base. E vi faccio vedere anche, punto debole 2 buono, ogni pezzo che
abilità. Schivata estesa, sapevo che schivata estesa sarebbe servita. Allora, abilità abbiamo flusso di adrenalina, però livello 2. Quindi l'attacco aumenta se schivate al tempo giusto, che è un po' quello che era il mantello, quello bianco su Iceborne. Peraltro mi sono reso conto che le abilità nuove vanno a richiamare i mantelli, perché l'Espinas Ardente è l'abilità che vi dà super armatura, è come il mantello, quello metallico che c'era su Iceborne. Quindi ci sono delle abilità che vanno a coprire la mancanza dei mantelli, praticamente. Schivata estesa livello 3. Io ve la consiglio se andate ad affrontare questo mostro. Guardia alata è nuovo. Se il mostro ti prende di mira hai più probabilità di infuriarsi, ma la tua difesa viene aumentata. Ok, in che senso ti prende di mira? Quindi c'è più probabilità che vada in rage, ma aumenta la difesa. Non mi sembra un gran compromesso. Difesa di più 40 però, sì, è tanto. Ah no, c'ha anche altri effetti, invulnerabilità prolungata, in schivata, quindi è come se aveste schivata più 5. Impatto ridotto di molto in parata, quindi per chi ha armi che hanno la guardia, sanno benissimo che la guardia arriva fino a un certo punto, quindi un tot di danno a volte li subite, in questo modo ve li riduce, e difesa più 40. Ma bisogna capire cosa intende il gioco per se il mostro ti prende di mira. Se l'attacco è rivolto a te direttamente, immagino di sì. Punto debole, vabbè. Scolpendo punto debole affinità più 50%, penso che sia un'abilità da avere su qualunque set. Super resistenza, recupero resistenza del 40%. Istigatore livello 5, questo è buono. Che quando il mostro è in rage, questo va bene con questo guardia alata, perché se il mostro ha più probabilità di infuriarsi, quando si infuria si attiva istigatore. E attacco fisico più 20%, affinità più 15, è davvero tanto. Considerando che avete punto debole, quindi l'affinità è già al 50, se il mostro va in rage avete affinità al 65%. È tanto. Quindi non vi serve neanche occhio critico di livello 7, probabilmente. Superate il 100 quasi con tutto. Qua attacco fisico più 20% è tanto. Antisussulto, quindi prevede respinta e reazioni causate da danni lievi. Respinta e inciampi, vabbè, questo ve la portate dietro, ma non credo che molti cerchino di mettere antisussulto sul set. Guardia offensiva, praticamente se quando parate al momento esatto, quindi tipo counter, vi dà un bonus del 10% per un tot secondi. Non è male, è più orientato questo set per chi ha la possibilità di parare, perché questo set è un misto tra chi può parare, quindi guardia offensiva, guardia alata che riduce il danno e le schivate, perché questo se si schiva nel momento giusto vi aumenta l'attacco, e poi avete schivata estesa, che da un lato è peggio perché le schivate estesa vi sballa un po' se siete abituati a cercare di schivare i mostri al momento giusto. Con schivata estesa rischiate di sfalsare il momento in cui riuscite a schivare il mostro, però è un buon set, decisamente meglio di quello dell'Espinas. Andiamo a vedere la spada lunga, la facciamo direttamente così. Mizuzune viola, fuoco, quindi sì, è un'altra bellissima, è come quella di Mizuzune normale. Cambia il disegno sulla lama, se fate caso. Spada Ichimonji pura. Sono colpo al suo cammino sanguinario, spuntano farfalle. Sarebbe bello se lo facesse veramente. 3 slot da 2. 3 slot da 2 può essere interessante. Un'infinità di acutezza viola. Penso che sia a livello delle Gasmagorn. Fuoco, attacco e fuoco fanno un po' pena. Affinità più 10, vabbè, l'affinità in realtà serve quasi a niente, perché con qualunque set riuscite a, una volta che mettete alcune abilità, tipo adesso io
Occhio critico più 7, punto debole, quindi abbiamo 50% di affinità. Già così, con punto debole, te ne dà un altro 50, sono già al 100%. Quindi non serve tantissimo. Però i 3 slot. Lo slot a furia da 1 fa un po' pena, però amen. Questa è una di quelle armi da aumentargli l'attacco. Adesso che si può aumentare fino a più 15, arrivi a 3,25 con tanta acutezza viola. Non la usi con i mostri deboli al fuoco perché non è poco fuoco. Però in linea generale è una buona arma. Va bene ragazzi, io vi saluto qui. Nel frattempo vado un po' a farmare, altrimenti il Camellius non lo vedremo mai più. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, condividete il video e creiamo una community fantastica su Monster Hunter. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti da Tito Sinfabula.